Oggi parliamo di sardine sotto il segno dei pesci. Sono più tonni, però. E come diceva il buon Antonello, è solamente amore. È solamente amore. Allora, Marco, di punto in bianco, quando meno te l'aspetti, tracchete, escono le sardine. Esatto. Che non è manco un piatto tipico natalizio. Esatto, Marco estivo in Italia, global warming. E cioè, Marco, dici, insomma, da dove vengono? Sono venute, ma manco a sud, vedi le sardine, no? No. Sono venute a Bologna, la prima manifestazione, ne avrete sentito parlare, l'inizio è molto legato alle elezioni regionali che arriveranno in Emilia-Romagna, quindi a Bologna c'è stata questa sorprendente riuscita di una manifestazione anti-Salvini, esatto. In concomitanza con l'arrivo di Salvini, hanno riempito Piazza Maggiore, dalla quale sfuggivano i politici da perlomeno 15 anni, perché è difficilissimo a riempire. Senza che la polizia li menasse. Esatto. Pochi giorni dopo, a Modena, un'altra casa sotto l'acqua, il diluvio, una grande riuscita, ma ben presto ha travalicato l'ambito delle elezioni regionali, esatto. E si sono creati, stanno creando spontaneamente, più o meno spontaneamente, gruppi, esatto. Di sardine un po' ovunque in Italia, financo all'estero e financo qui in Belgio. Belgio, in Olanda, yeah. New York pare che, esatto. Si sia creato un gruppo. Si sardina in generale. Ci si chiede, naturalmente, i giornali vicini al centro-sinistra hanno suonato la gran cassa per dire ecco il paese reale che si oppone a Salvini. Dall'altra parte, quelli di centrodestra gli hanno dato giù, questi sono comunisti, sono pagati dai cooperative, che un quarto d'ora dopo hanno fatto un comunicato, noi chi vince vince, ci sta bene, esatto. Franza o Spagna. Che se magna, perché noi dobbiamo da lavorare, diciamo. E poca ideologia, molta pratica, esatto, diciamo. Quindi ci sono stati anche attacchi, diciamo, dalle ali estreme, diciamo, dello spettro politico, dicendo che effettivamente sono poco caratterizzati, che questi, diciamo, mica so come i gilet jaune, questi vogliono comunque come dire, non cambiare l'esistente, ma fare in modo che qualcuno non gli rovini il loro esistente. E su questo, secondo me, è interessante dire una cosa. Questa è una cosa che è nata in Emilia-Romagna, sì. Dove comunque c'è una tradizione civica, di civismo molto politico, democratico, molto radicato. E quindi, chiaramente, per loro l'esistente è che la loro sanità, pur non essendo, come dire, non al top del top del top, ma funziona rispetto a molti altri paesi e regioni del sud. E i servizi più o meno funzionano, diciamo, chiaramente dal loro punto di vista forse è un, sì. Proteggere c'è sicuramente l'aspetto arrivano gli unni se arriva la Lega, aggarsi di questo movimento spontaneamente, questa questione dell'esistente, esatto. La difesa dell'esistente è ritornata, no? C'è chi su alcuni giornali hanno scritto è l'unico caso in cui le piazze si mobilitano a favore dello status quo e non contro. Ora, può darsi. In molte città, in molte zone del nostro paese, l'esistente non è il civismo. L'esistente, quando le sardine si battono e dicono noi siamo contro il messaggio di odio, questo linguaggio, esatto. Cattivo, aggressivo nei confronti, sì. Di chi è più povero, dei migranti, e in molte città d'Italia questo è l'esistente. Esattamente. Se voi salite su un autobus, cioè, voi sentite discorsi contro i poveri, contro i neghi, contro gli zingari, esatto. E perché questo è il messaggio che è stato veicolato. Esatto. Il cosiddetto sovranismo che difende gli interessi del paese, esatto. Ha creato una barriera in cui ci se la prende con i più poveri. Esatto. Mai con i ricchi, esatto. Quindi che questo movimento che rifiuta questa logica sia una difesa dell'esistente mi sembra un po' una forzatura, esatto. Forse in alcune parti, ma non dappertutto, chiaramente, esatto. E c'è da dire un'altra cosa anche, Marco, chiaramente essendo una roba, diciamo, spontanea, insomma, di movimento, è chiaro che c'è una complessità all'interno, ci potranno essere chi viene da un percorso politico, chi non ci viene. Però io mi sono fatto anche, come dire, questi due conti, e la cosa importante, lo diciamo sempre, è creare cittadinanza attiva.
Se anche fosse un decimo di quelli che c'erano in quella piazza a Bologna, negli ultimi anni non si erano mobilitati, non avevamo partecipato a niente e oggi si pongono il problema che c'è un problema. Esatto, e che prendono una posizione pubblicamente è un fenomeno sicuramente positivo. Esatto, c'è una dichiarazione di uno di questi quattro ragazzi che dice siamo qui anche perché la colpa è nostra, perché non ci siamo mobilitati prima. Quindi Esatto. al di là del dare addosso ai corpi intermedi, che non c'è questa cosa, si ci rende conto che c'è una responsabilità Sì. personale e che bisogna fare qualcosa senza delegare a nessun altro. E poi, come tu dicevi, un movimento è un movimento, è una cosa composita, è una cosa in cui ci sta una componente mediatica e in questo momento anche di sovraesposizione mediatica, per cui alcune Ovunque. interviste su reti televisive o i 10 punti, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, però la ricchezza e lo stimolo che viene da questa capacità di mobilitazione. Molti hanno fatto il parallelo a questi e come i girotondi e come il Popolo popolo Viola. viola, come tutto. Boh. Ma sì, può Va. essere anche tutto questo aspetto negativo. Io nei girotondi e nel popolo viola non l'ho visto. Certo, se uno pensa a un cambiamento radicale del paese, non sono quei movimenti che lo producono. Però non è che il non movimenti, la non esistenza di movimenti Abbia migliorato. produca dei notevoli Esatto, cambiamenti. esatto, È una esatto. cosa in cui sicuramente anche giocano alcuni soggetti che fanno parte del ceto politico, cioè si riciclano, trovano, cercano nuova verginità alcuni dirigenti, ma anche il loro Però anche su mestiere. questo noi non siamo contro i corpi intermedi, nel Esatto. senso che i partiti fanno i partiti, le associazioni fanno le associazioni. Ed è giusto che si mescolino. Esatto, e se c'è qualcuno che è capace di egemonizzare la piazza verso un orientamento, che lo faccia. La dialettica politica è anche Sì, questa, la politica è questa. esatto. E chiaramente poi ci sono queste cose che poi come dire, sono un po' bruttarelle, che nasce il gruppo delle sardine, dove chiaramente sono tutti militanti politici. Questa cosa, come dire, è quasi inevitabile. Sarebbe Sì. al bu buon gusto di non farlo, però diciamo va bene Non lo ci stesso. scandalizza Non ci scandalizza, particolarmente. cioè, c'è di peggio, diciamo. Se diciamo che c'è Con Salvini alle porte, questa cosa non ci deve scandalizzare oggettivamente. Quindi. curiosità osserveremo questo, cercheremo di seguire anche live le Esatto. mobilitazioni che si In preannunciano Belgio. anche qui in Belgio. E vi daremo conto di questa cosa. Viva le sardine, per ora. Esatto. Alla Ciao prossima. ciao. Ciao.